Vittorio, com'è nata l'idea di realizzare all'interno della propria abitazione uno spazio dedicato all'arte e al design? La mia storia incomincia un po' da lontano, perché mentre ero ragazzino e finite le scuole elementari sono andato a fare una scuola professionale ed era l'Istituto d'Arte qui di Pesaro. In questa scuola ho conosciuto dei maestri che sono stati veramente grandi, tra cui Giuliano Vangi e tanti altri che sono diventate poi nel tempo delle star di arte internazionale. Mentre andavo a scuola d'arte partecipavo come ragazzo di bottega in una vetreria. A 15 anni io sono stato fatto capoperaio, a 17 anni ho iniziato la mia prima attività come vetraio, senza mai però dimenticarmi l'arte. Ormai era una cosa che si era inculcata dentro di me, e quindi man mano che sono andato avanti, nonostante che ho fatto sempre la professione da imprenditore, l'arte non l'ho mai dimenticata. E man mano che mi si sono capitate le occasioni, sia con degli amici artisti e sia anche in modo particolare, anzi forse l'arte è quella che mi ha dato una spinta in più a fare ricerca continuamente, perché l'arte non si ferma a fare quello che vede, ma va sempre in cerca di fare qualche cosa che non si è mai visto, qualche cosa che esprima sia il momento attuale ma anche per il futuro. Siccome che ho avuto la fortuna di conoscere veramente nella mia vita tanti grandi artisti, ecco, così piano piano mi sono accorto che stavo creando una collezione di opere d'arte in vetro che non si erano mai viste. Quando ho saputo che c'era questa villa in vendita, oltre 35 anni fa, è stato un sogno, perché io ci ho sempre pensato poterla acquistare. Questo d'altronde forse è stato il sogno anche di tutti i pesaresi, perché è la villa diciamo più prestigiosa che c'è nella nostra provincia. Anche se era allora completamente fatiscente ed era completamente sommersa dalle piante arrampicanti, ho avuto un po' di incoscienza di poterla acquistare e poi nel giro di 10-15 anni restaurarla, sia tutto quello che riguarda l'impianto strutturale ma anche i giardini, perché qui abbiamo un impianto di giardini all'italiana del 700, forse il più grande per estensione e anche perché sono rimasti tutti gli impianti originali. Ecco, da qui poi è venuta la voglia di potenziare questa mia passione, quindi ho chiamato tutti i miei grandi amici artisti con i quali ci siamo divertiti e ci stiamo divertendo tuttora a fare continuamente delle opere. Ma le opere per noi in FIAM non sono solo un'opera d'arte, ma è come se fosse un reparto corse, perché appunto, siccome tanto è naturale, gli artisti hanno molto più estro di una persona normale. Ecco, noi gli diamo la possibilità di sfogare tutti i loro estro con la nostra ricerca del vetro, gli diamo la possibilità di fare delle cose che diversamente non potrebbero mai fare. E oggi ci troviamo ad avere un museo veramente importante, perché credo che sia l'unico al mondo fatto, a parte la qualità dei grandi artisti, ma anche delle opere così grandi, perché non esistono altri forni che le possono fare, ma anche perché le tecnologie usate sono veramente delle tecnologie all'avanguardia e molto particolari. A quale opera è più legato? E qui è come chiedere a dei genitori a quali figli vuole più bene, no? Perché ogni opera che c'è qui dentro io me la sento un po' anche mia figlia, perché o è mia direttamente o è fatta da un grande artista, comunque c'è sempre dentro del mio, no? Sia come tecnica, come segno, come tutto, insomma, no? Perché io collaboro al 100% con l'artista, non è che gli artisti vengono qui perché io gli commissiono un'opera, vengono qui per divertirsi e per stare insieme a me, per cercare di fare delle realizzazioni, no? Uniche. Di Emilio Isgro la Bibbia è straordinaria, perché l'hanno voluta in tanti musei. C'è l'opera che abbiamo fatto con tutte le ricerche che abbiamo fatto
per Arnaldo Pomodoro, di Vasco Bendini. Devo dire anche le mie, ecco, che io ne ho fatte una in particolare, sono orgoglioso, perché mi è stata chiesta un'opera per Papa Francesco da un'associazione che si chiama UCID, Unione Nazionale Imprenditori e Dirigenti Cristiani, e onestamente Papa Francesco, quanto l'ha vista, è rimasto molto contento di quest'opera. Poi, quando gli ho spiegato il perché, il motivo di quest'opera, mi ha detto che è stata una sua è stato molto gratificante, insomma, no? Perché dietro c'è un concetto, io so che lui piace molto, e quindi non è solo un'espressione artistica, ma è un'espressione di fede, un'espressione per la fede dell'uomo nel futuro. Si può dire che ha il merito di aver costruito dal poco, quasi nulla, un sogno. Io ogni tanto mi chiamano nelle scuole, sia all'università che in altre scuole, io dico sempre ai bambini, ai giovanotti, insomma, no? Ragazzi, ricordatevi che un sogno non è mai solo un sogno, e io lo posso testimoniare, perché partendo da ragazzino dalla terra, senza cultura e senza una possibilità economica, adesso non dico di aver fatto tante grandi cose, ma quello che ho fatto oggi si vede ed è frutto solo della mia curiosità e del mio voler continuare a sognare. E nonostante che sono abbastanza grande, io ho ancora tanti grandi sogni per il futuro da poter realizzare. Tutte le volte che faccio qualche cosa nella vita cerco di innamorarmi della cosa che faccio. Io difatti credo di essere fortunato, perché non mi ricordo mai di aver faticato nel fare le cose. Io non lo intendo un lavoro, ma lo intendo vivere una vita felice, godendo, soddisfatto di quello che faccio. Tutti i giorni cerco di fare un qualcosa di nuovo, un qualcosa diverso, per soddisfare me stesso. Che poi queste cose piacciono anche a quegli altri, mi fa piacere. La molla mia non è stata mai il discorso economico come imprenditore, ma quasi sempre prevalso la voglia del bello. Io, ecco, ho dedicato la mia vita al bello. Sono stato quello che ha fatto fondere la palla di Pomodoro che abbiamo qui appeso. Con l'Alberta Ferretti abbiamo restaurato il castello di Montegridolfo. Ho tante altre cose, tante altre iniziative, comunque, che mi hanno sempre dato il piacere di vivere, sapendo che noi passiamo, ma le cose che facciamo rimangono. Da imprenditore, che consiglio darebbe a un giovane che si inserisce nel mondo lavorativo? Prima di tutto, appunto, di innamorarsi di quello che fa. Non importa cosa, uno può fare lo spazzino e un altro può fare il marinaio o qualsiasi altra cosa. Innamorarsi del lavoro che fa, credere nel lavoro che fa e sognare ed essere certi che il sogno che fa, piano piano nel tempo, si concretizzerà e diventerà realtà.